Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete in versione turbante perché voglio farvi vedere un dispositivo nuovo che ho acquistato e testato per diverso tempo e che serve per la skincare. Quindi ho fatto la mia solita doccia ai capelli, ho la pelle, diciamo, ancora leggermente umida e i pori dilatati dal vapore della doccia e vi voglio far vedere questo dispositivo che è un aspira punti neri. Questo è di marca Mosen. Questo dispositivo l'ho acquistato su eBay e inizialmente ero un po' scettica, ma perché in generale sono abbastanza scettica sui dispositivi appunto per l'aspirazione dei punti neri, perché li ritengo insomma non un prodotto che possa sostituirsi a una pulizia del viso. Però devo dire che utilizzando questo qui mi sono ricreduta, perché ha una buona potenza. La potenza si misura in kilopascal e questo raggiunge la potenza massima di 60 kilopascal, che è una buona potenza di aspirazione per questo tipo di dispositivi. Inoltre mi era piaciuta moltissimo la forma, perché rispetto agli altri, diciamo, a forma di tipo di spazzolino elettrico, diciamo, gli altri tendenzialmente hanno questa forma così. Questo invece ha un design molto molto compatto, tipo ovetto, ha ben 5 testine di aspirazione, quindi 4, la quinta è già inserita, che sono più o meno larghe in base al tipo di utilizzo che dobbiamo farne. Ovviamente per le zone più estese andremo ad utilizzare testine più grandi, per le zone più piccoline, tipo le ali del naso per esempio, andremo ad utilizzare le punte dalla bocchetta tonda più piccola, più stretta. Poi in più c'è anche una testina dalla forma ellittica, che serve per andare a creare un effetto rassodante e rimpolpante per quelle piccole rughe di espressione, quindi diciamo ha un effetto un po' doppio, quindi sia per la pulizia del viso che anche appunto per questo tipo di trattamento. Funziona con corrente, si ricarica USB, la durata massima più o meno è di circa 2 ore continue. Ovviamente non andremo ad utilizzarle ogni volta per 2 ore, perché ovviamente è un dispositivo che comunque va ad avere un'azione abbastanza aggressiva sulla pelle, quindi il consiglio è di utilizzarlo al massimo per 5 minuti su tutto il viso. Per chi ha la pelle secca potrà essere utilizzato circa una volta a settimana. Invece per chi ha una pelle a tendenza grassa, quindi con presenza di parecchi comedoni e alcune imperfezioni, è possibile utilizzarlo anche 2 volte a settimana. È molto facile usarlo perché ha questo tasto centrale. Basterà, no, fare una leggera pressione per attivarlo e ci sono 3 livelli di potenza. In questo caso è attivo alla potenza intermedia. È sempre consigliabile fare un tentativo sulla mano prima di utilizzarlo per renderci appunto conto di quanta forza di aspirazione ha. Per cambiare la velocità basterà premere ripetutamente il tasto, mentre per spegnerlo basterà tenere premuto. Quindi è decisamente molto intuitivo come apparecchio. Appunto, il fatto che sia così piccolo, così compatto, è comodissimo da portare ad esempio in viaggio, comunque in borsa. Se si parte, praticamente entra in una mano, diciamo, anche nell'utilizzo è molto pratico, molto maneggevole. Io ancora non l'ho ricaricato da quando l'ho acquistato, ovviamente in dotazione c'è anche il cavetto. Non l'ho ancora ricaricato perché ancora appunto la carica resiste. Non è impermeabile, quindi attenzione ad utilizzarlo sempre con le mani asciutte. E per rimuovere le varie testine è molto semplice, basta, diciamo, girare la testina su se stessa e si andrà a rimuovere. Si può lavare tranquillamente con un detergente neutro. È importante soprattutto farlo dopo ogni utilizzo, perché ovviamente andando a rimuovere comunque magari zone in cui c'è pus, comunque sebo, dove c'è comunque sporcizia, il rischio di creare infezioni o comunque di riportare poi in altre parti del viso quello che abbiamo rimosso c'è. Quindi è importante lavarlo dopo ogni utilizzo. Ma vi voglio far vedere in azione come funziona. Quindi io ho applicato la testina piccola, riaccendo il dispositivo, inizio con una velocità leggera, faccio vedere sulla mano, insomma già la velocità più bassa è abbastanza potente e lo vado a passare quindi sul viso. Io i miei punti neri si localizzano in particolare
sul naso, devo dire sul resto del viso non più di tanto, magari ecco qualche bastardo brufoletto, però diciamo che intorno al naso, cioè sul naso e intorno, diciamo, a questa zona qui è dove si localizzano di più i miei punti neri. Quindi andrò ad utilizzarlo in questa zona. Diciamo che io, avendolo fatto già 3 giorni fa, non ho tantissimo sebo da rimuovere. Comunque diciamo va a levare quel sebo che si è riformato. Alzo a media la velocità per un lavoro un po' più intenso. Se notate che la pelle diventa rossa, è normalissimo, perché appunto andrà a creare questa aspirazione, questo effetto sottovuoto, chiamiamolo così, che va un po' ad aggredire la pelle. Però insomma, l'importante è non insistere troppe volte sullo stesso punto, in modo che la pelle abbia modo di riprendersi. Se non siete schizzinose, vi faccio vedere il materiale raccolto, ma ripeto, è poco perché l'ho già fatto nei giorni passati. Registro nuovamente l'ultima parte perché ho visto che è andata veramente fuori fuoco e non si capiva niente. Per cui vi faccio vedere come utilizzare la testina dalla forma ellittica per andare, diciamo, a creare un effetto rimpolpante delle rughe di espressione. Per esempio, diciamo, queste qui, le famose zampe di gallina, sono quelle più comuni. Quindi velocità minima, andateci veramente delicati perché è una zona delicata. Quindi accendiamo il nostro dispositivo, velocità minima, e andiamo a passarlo con delicatezza lungo la nostra zona. Diciamo che in un certo senso va a creare un effetto, chiamiamolo riempitivo. Quindi questa è la mia video recensione di questo dispositivo. Ripeto, tra tutti quelli che ho provato, questo è senza dubbio quello più efficace. Poi diciamo che questo design così a saponetta, il colore verde acqua, le rifiniture oro rosa, lo rendono veramente veramente grazioso. Io spero di esservi stata utile con questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanella per ricevere le notifiche di tutti i video nuovi che pubblico. Se avete provato un dispositivo del genere o proprio questo qui, scrivetemelo nei commenti, così abbiamo modo di, diciamo, di interagire e di confrontarci. E ci vediamo al prossimo video.